Ben ritrovati su Ring Free Universe, oggi parliamo di esopianeti. Nella recente recensione scientifica di Interstellar abbiamo visto insieme quanto sono credibili, o meno, i pianeti che vengono mostrati nel film. In quel caso si tratta di fantasia, ma oggi parliamo di 8 pianeti che esistono e come sono pazzeschi a modo loro. Vedremo insieme quanto sono simili a quelli che conosciamo nel nostro sistema solare e quanto siamo vicini a trovare quella Terra 2.0 dove andare in futuro a fare picnic. E attualmente nessuno di questi è molto adatto a fare picnic, ma d'altronde noi siamo molto fragilini, quindi ci rompiamo più o meno ovunque nell'universo. Detto questo, l'annuncio di questi nuovi pianeti è arrivato insieme a un annuncio un po' più grande, cioè quello della candidatura di 554 nuovi pianeti. Candidati significa che non siamo ancora sicurissimissimissimissimissimi che esistano davvero. Perché se c'è una cosa che a noi umani riesce particolarmente bene, è quella di sbagliarci. Per cui in realtà vogliamo prima verificare di nuovo che questi esistano davvero. Un po' così viene fatto per tutti i pianeti e i metodi per riuscire a farlo variano nel tempo. In particolare, per esempio, per questi 8 qua è stato usato un metodo chiamato Blender. Ma prima di arrivare a questo, una piccola premessa su come Kepler scopre i pianeti e come passiamo dai pianeti candidati ai pianeti veri e propri. Dunque, Kepler è un telescopio che si trova in orbita terrestre e guarda verso 150.000 stelle più o meno contemporaneamente. 150.000 sono tante, ma questo serve perché statisticamente non tutte avranno dei pianeti sul piano a cui serve a noi per i transiti. Transito cosa significa? Beh, più o meno questo. Cioè, noi guardiamo la stella e Kepler cosa vede? Vede come varia la luminosità della stella. La luminosità della stella varia un po' per fatti suoi, come tutte le persone. Magari un giorno si è alzata e è più attiva, un giorno sarà meno attiva, un giorno sarà tutta piena di macchie, un giorno invece magari ha l'ombrello. Quindi, non possiamo sapere statisticamente in anticipo come esattamente si comporterà la stella, per cui dobbiamo guardarla per tanto tempo. Però, in alcuni casi cosa succede? Che se un pianeta passa davanti alla stella, vediamo una cosa come questa, cioè un picco verso il basso e poi di nuovo verso l'alto. Questo può significare un po' di tutto, può significare che davanti è passata un'altra stella, oppure può significare che c'è stato un errore nei dati, oppure che c'è un enorme gruppo di macchie stellari davanti, o mille altre piccole cose. Per cui, in realtà, quello che fa Kepler è aspettare di vedere se succede di nuovo. In particolare se succede alla stessa ora, lo stesso momento dell'orbita. Quindi, se succede per almeno 3 volte, abbiamo un pianeta candidato, perché più o meno siamo sicuri che c'è qualcosa che periodicamente passa davanti. Ora, di solito questo il candidato viene poi riesaminato con altri metodi che non sono quelli del transito. Quindi magari, per esempio, si guarda all'influenza che il pianeta gravitazionalmente può avere sulla stella. Per cui, per esempio, la gravità della Terra tira un po' verso di sé il Sole. Ovviamente è pochissimo, però se abbiamo strumenti abbastanza sensibili riusciamo a vedere come il Sole si muove in risposta alla gravità della Terra. E questo è possibile farlo anche per gli esopianeti. E con questo metodo siamo riusciti a confermare tanti di pianeti scoperti da Kepler. Ci sono anche altri metodi, per esempio si può guardare a come cambia la luce mentre passa attraverso il campo gravitazionale del pianeta stesso, per cui in questo senso si usa un effetto di micro lensing, di micro lenti gravitazionali. E ci sono altri metodi, ma in questo caso dicevamo che è stata usata una cosa chiamata Blender. Ora, Blender è un super programma informatico che usa a sua volta un super computer chiamato Pleiadi. E quello che è stato fatto è farlo girare per migliaia di ore per simulare tutte le possibili situazioni in cui potrebbe verificarsi un transito del tipo osservato in questi casi. Quindi abbiamo questi candidati e non siamo sicuri se sono veri o no. Li mettiamo in una simulazione che prova tutti i possibili scenari e vede se produrrebbero situazioni simili o no. Ora, questo si può fare anche a mano, ma ci vorrebbero anni. E dato che gli astronomi giustamente hanno anche altro da fare, non possono sempre fare tutto a mano. Per cui i sistemi come Blender riescono a simulare migliaia, milioni a volte
di scenari e vedere se statisticamente è molto probabile che siano pianeti o no. Non è perfetto al 100%, ma tutti questi pianeti sono pianeti al circa 80-90%, che è abbastanza buono se ci pensate. Il problema con gli altri metodi è che spesso si tratta di stelle molto piccole, più piccole del Sole e molto pallide, e quindi la luce che ci arriva non è abbastanza intensa, spesso sono anche migliaia di anni luce da noi, per riuscire a fare esami così sensibili come quelli della gravità, del modo in cui si muove la stella, perché sono differenze molto molto piccole. Quindi non è sempre facile riuscire a fare di tutto, ma Blender ci dà una grossa mano. Detto questo, veniamo ai nostri carissimi 8 pianeti. Prima di parlare delle loro caratteristiche, c'è una cosa che mi preme dire. Questi sono solo 8, ma abbiamo scoperto 4.175 candidati là fuori. E questi sono quelli di Kepler, perché poi ce ne sono altri da parte di altri programmi. 1.007 sono i pianeti confermati con certezza per adesso dal team del telescopio Kepler. E in totale, compresi anche le altre indagini, abbiamo 1.789 pianeti. Ora, pensateci, 1.789 mondi. È difficile avere cognizione di cosa significa, perché di solito le vediamo solo come piccole illustrazioni o al massimo ci viene detto quanto è grande il pianeta. Questo è perché conosciamo davvero pochissimo di quei pianeti. Vedete queste informazioni? Beh, questo è più o meno il grosso di quello che conosciamo riguardo a questi mondi. Non abbiamo foto, non abbiamo dati riguardo alla loro atmosfera, riguardo al suolo, non sappiamo davvero come sono fatti. Abbiamo delle idee e da questo cerchiamo di derivare come potrebbero essere. Però pensate per un attimo a com'è diverso lo scenario dei pianeti nel sistema solare, ok? Abbiamo Mercurio, poi abbiamo Marte, abbiamo Plutone, abbiamo Giove, Saturno, Urano, la Terra. Tutti questi pianeti sono estremamente diversi e vari tra di loro e ognuno ha la sua storia con le sue particolarità. E pensate, 1789 pianeti, quanto saranno vari e diversi e quante storie là fuori ci sono che aspettano solo di essere scoperte. Ok, quindi quando sentite parlare di pianeti là fuori, non immaginatevi sempre solo la caccia alla Terra 2.0, perché molto spesso negli ultimi anni si è parlato soltanto di questo, ma il campo della ricerca sui esopianeti non è che si concentra soltanto nella ricerca di una nuova Terra. Cerchiamo di comprendere quanto è vario il mondo di pianeti che ci circonda e come nascono questi mondi, come si trasformano e come possiamo imparare da quello che vediamo intorno qualcosa di più riguardo a quanto è speciale o no il nostro sistema solare. Quindi, in realtà tutti i mondi là fuori che troviamo hanno di suo qualcosa di speciale, una storia incredibile che li contraddistingue. Non importa se sono o meno perfetti per la vita, insomma, non è che siamo sta gran cosa speciale per l'universo, i pianeti possono benissimo vivere anche senza di noi. Detto questa premessa, parliamo quindi, questo volevo dirvelo perché sono interessanti a prescindere dal fatto che siano o no ospitali per noi. Volevo dirvi questo e parliamo prima della Terra, perché ci sono qui le varie caratteristiche dei sistemi scoperti, ma vi ho messo in questa tabella anche i dati riguardo alla Terra, così potete avere una cognizione e paragonare quanto sono simili o diversi. Quindi, il pianeta Terra ha un raggio di 6.371 km, orbita in 365 giorni, comodissimo, ad una distanza di un'unità astronomica, che culo, è facile da imparare. In realtà, vabbè. Alla temperatura della nostra stella è un comodissimo 5.505 gradi Celsius e ha un'età di 4.600 miliardi di anni. 4? No, 4.600 milioni di anni, che sarebbero 4,6 miliardi di anni, che è proprio una cottura giusta per avere la vita complessa che osserviamo intorno a noi. Vedremo come questo è molto importante per quando si parla di quanto tempo hanno avuto i pianeti per avere un'evoluzione più complessa. Considerazione speciale, ci sono gatti e biscotti, che non guasta mai. Poi vediamo quanto sono simili o diversi i pianeti appena scoperti. Dunque, il primo è Kepler 436b e premetto anche che questi nomi possono sembrare difficili, ma in realtà dopo ci si abitua appena si comprende che cosa significano. Kepler è il nome della missione, 436 è il nome della stella, in particolare Kepler 436 è la stella, 436 è il numero della stella nel catalogo di Kepler e b significa il primo pianeta di quel sistema.
se ne scoprono, se vengono scoperti di più, vengono chiamati B, C, D, E, F e così via. Quindi quando vedete i nomi, ora sapete come leggerli. Ci sono molte indagini là fuori, oltre che per esempio c'è la sonda francese europea Corot, e in quel caso il nome inizia con Corot, poi c'è WASP e ce ne sono tanti. Allora, 436b ha un diametro 2,73 volte quello della Terra e ha un'orbita di 64 giorni e distante 2015 anni luce. La sua stella ha una temperatura un po' più bassa di quella del Sole, a 4377 gradi Celsius, e ha un'età di approssimativamente, per quanto ne sappiamo noi, di 3 miliardi di anni. Ora però c'è un problema, c'è più di uno. Sappiamo che questo pianeta è relativamente molto vicino alla nostra stella, stella che è un po' più piccola del Sole, non troppo, e dovrebbe essere una classe K. E quello che è interessante, vi faccio vedere, sono queste cose qui. Queste sono le barre di errori. Ora, questa è una cosa meravigliosa perché rende l'idea di quanto è complesso quello che abbiamo davanti e di solito negli articoli di divulgazione o eccetera non viene mai mostrata. Ed è un peccato perché in realtà quello che gli scienziati vi dicono, quello che vedete pubblicato, non è mai senza barre di errori. Il margine d'errore è fondamentale per sapere quanto una misurazione è precisa. Tutto là fuori ha un margine di errore. Semplicemente il più delle volte viene ignorato per semplificare le cose. Ma è importante in questi casi, se vogliamo avere una cognizione di quanto è precisa la nostra comprensione di queste cose, vedere più o meno quanto variano anche i margini di errore. Per cui, per esempio, sappiamo che il raggio di questo pianeta è 2,73 volte quello della Terra. Però ci possiamo sbagliare con un più 0,23% e meno 0,24%. Quindi, non percentuale, scusate, sì, le percentuali, su, no, ho confuso con prima. Quindi in questo caso potrebbe essere un po' più grande o un po' più piccolo. Lo stesso vale per l'età. 3 miliardi di anni è l'età stimata, però potrebbe avere fino a 7 miliardi di anni più, cioè potrebbe avere 10 miliardi di anni o potrebbe avere solo poco meno di 3 miliardi di anni. Questo è importante perché dobbiamo capire quanto è antico il sistema, per capire quanto tempo il pianeta è stato esposto alla sua orbita, quanta radiazione ha avuto, perché poi dopo si tratta di un'orbita molto ravvicinata alla propria stella. Ora, in questo caso la stella, dicevamo, è un po' più piccola del Sole, per cui ha meno calore e quindi la zona abitabile, cioè quella zona che è il posto nell'orbita dove un pianeta ipotetico, in condizioni puramente ideali, può avere una temperatura simile a quella che troviamo sulla Terra, in condizioni ideali, e quindi l'acqua può esistere allo stato liquido sulla superficie, quella viene chiamata zona abitabile. Beh, in quel caso è più vicina alla stella, perché la stella è più pallida, più fredda, più piccola. Nel caso in cui abbiamo una stella molto più grande del Sole, la zona abitabile sarà molto più lontano rispetto all'orbita terrestre. Quindi è importante sapere per questo l'età della stella, quanto è grande, eccetera. Questo è un margine di errore spaventosamente grande e significa che non abbiamo una cognizione ancora precisa di quanto è antica questa stella, perché non abbiamo molti dati, perché si trova a 2000 anni luce da noi, che sono tantissimo. Considerazioni particolari: potrebbe essere, come altre di cui parleremo, una super terra. Significa che i pianeti non sono facili da organizzare, perché tutto più o meno serve a noi per categorizzarli, ma difficilmente rende l'idea della complessità che ci troviamo davanti, perché anche nel sistema solare abbiamo pianeti terrestri sia come la Terra che come Mercurio che come Marte. Abbiamo giganti gassosi che sono come Nettuno, ma sono come Giove. Ovviamente Nettuno e Giove sono molto diversi tra di loro, sia per composizione che struttura e storia. Sono pianeti entrambi, però dire gigante gassoso non rende l'idea, per cui abbiamo in realtà nel mondo dei pianeti un po' più categorie di quanto trovate nei libri di testo più comuni. Una di queste nuove è la Superterra, che è una via di mezzo tra un pianeta come la Terra e un pianeta come Nettuno, che è circa 4-5 volte più 5-6 volte più grande di questi pianeti qui, però comunque è abbastanza vicino da essere più somigliante ai pianeti terrestri. Quindi è complicato rendere l'idea di cosa sono le superterre, perché sono dei mini Nettuno, però non gassosi, rocciosi.
hanno di solito masse che vanno da 2 a 10 volte quelle della Terra e non abbiamo la più pallida idea di com'è la loro superficie, la loro morfologia e se davvero potrebbero o no ospitare la vita. Questo si trova nella zona abitabile, ma tutti questi di cui parliamo oggi si trovano nella zona abitabile della propria stella. In particolare 436b, come gli altri pianeti che vanno da 2 a 2,5 volte il raggio terrestre, hanno delle caratteristiche completamente sconosciute, perché non sappiamo che cosa succede alla tettonica dei pianeti quando diventano così grandi e massicci. Non sappiamo per esempio se la struttura interna riesce comunque a mantenere un nucleo esterno liquido in grado di generare un campo magnetico. Non sappiamo come si comporta per esempio con così tanta forza gravitazionale la subduzione delle ipotetiche placche tettoniche, quindi se esiste o no una tettonica. Queste sono domande fondamentali se vogliamo poi capire se c'è o no vita su questi mondi. Quindi questa sarà una delle cose più affascinanti da studiare nel prossimo futuro, perché questi sono mondi completamente diversi da quelli che abbiamo mai visto nel Sistema Solare. Poi abbiamo 437b, che è leggermente più piccolo, è più vicino a 1360 anni, la sua stella è leggermente più fredda e ha un'età che è leggermente più piccola, forse, perché ha comunque una margine d'errore che va da 7,5 miliardi di anni a meno 0,3. Sotto trovate una foto in alta risoluzione di tutta la Lavagna, così ve la potete guardare con calma se non vedete bene per la qualità video, quindi non vi preoccupate, sotto trovate tutto. Poi abbiamo uno dei più interessanti pianeti per quanto riguarda quelli abitabili, cioè Kepler-438b. In questo caso parliamo di un pianeta che è grande solo appena un po' più della Terra, una volta la Terra e 0,12 in più. Quindi di pochissimo, più o meno è grande come il nostro pianeta, orbita intorno alla propria stella in appena 35 giorni, è distante 473 anni luce da noi. La sua stella è molto fredda, questo perché è una nana rossa, si trova intorno ai 3400 gradi Celsius sulla superficie e ha un'età che conosciamo già molto meglio perché è molto più vicina come stella. L'età dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,4 miliardi di anni. Tra l'altro le nane rosse sono particolari per una miriade di ragioni, perché sono molto più fredde della Terra, del nostro Sole, e fino a poco tempo fa si pensava che non potessero ospitare proprio esopianeti simili alla Terra o comunque esopianeti in generale, perché non si accumula granché materia intorno a loro durante la loro formazione. Sono importanti però perché sono di gran lunga la stella più comune che si trova là fuori, per cui riuscire a trovare pianeti terrestri intorno a stelle come le stelle rosse e dimostrare che sono potenzialmente abitabili alza la tacchetta della probabilità di trovare mondi terrestri tantissimo, perché se escludi la popolazione più grande di stelle là fuori, beh, comunque la possibilità cala un po'. Detto questo, questo pianeta riceve 40% di luce in più rispetto a noi perché si trova molto vicino. Ora, questa è anche una fregatura, perché non è solo questione di luce, è anche questione di quanto è proprio lì davanti alla stella in caso di eruzioni, in caso di vento solare particolarmente intenso. Quindi non sappiamo se questo comporta anche un enorme problema per l'atmosfera di questo pianeta, perché comunque verrebbe bombardato di molta più radiazione rispetto alle stelle come il Sole. Tra l'altro, le nane rosse hanno la fama di essere terribili dal punto di vista dell'attività nei primi miliardi di anni, perché rilasciano tantissima radiazione in più. Per cui non è esattamente il mondo migliore, però chi lo sa, ancora non abbiamo visto da vicino qual è la sua atmosfera, per cui resta ancora una buona possibilità, specialmente perché sappiamo che intorno al 70% si trova in un posto dove la temperatura dovrebbe aggirarsi sui 20 gradi Celsius sulla superficie, per cui va bene. Ora, poi dopo abbiamo 439b. Ah, mi dimenticavo, un'altra cosa particolare riguardo alle nane rosse e ai esopianeti è che, essendo molto vicini, quello che succede è che il pianeta può rimanere bloccato dal punto di vista della marea intorno a quel pianeta, un po' come la Luna intorno alla Terra, per cui mostra sempre la stessa faccia. Ora, a parte gli orari pazzeschi che una civiltà su quel mondo avrebbe, quindi immaginatevi, non cala mai il sole e sei sempre, sempre sotto il sole, però magari sarebbe affascinante vedere come la vita si è adattata in quel mondo, perché dovrebbe essere pazzesco vedere
come la vita riesce a sopravvivere con un ciclo che è continuamente diurno e quindi si rifà semplicemente a come varia la copertura di nuvole magari. Anche le nuvole sono particolari perché se hai un emisfero che riceve tanto calore e un emisfero che è sempre freddo, questo muoverà moltissimo le masse d'aria intorno al pianeta, quindi c'è la possibilità di avere un pianeta continuamente coperto di nuvole spesse e tempeste. Forse non è esattamente il miglior candidato, però ancora sappiamo poco su quanto questi modi possono rimanere bloccati o no dal punto di vista mareale. Detto questo, dicevamo, 439b è simile agli altri alle altre superterre, si trova un po' più esternamente perché è a 178 giorni di orbita, di nuovo è molto lontano perché è a 2260 anni luce da noi. La sua stella è quella più calda del gruppo appena scoperto perché ha una temperatura di 5157 gradi Celsius, che è più o meno come il nostro Sole, e la sua età è di circa 7,2 miliardi di anni, se siamo più o meno giusti, è la stella anche più vecchia che c'è qua dentro. Riguardo all'età della stella, è importante considerarlo anche perché non sempre i pianeti restano vivibili per tutto il tempo, per cui un pianeta può transitare fuori e dentro dalla zona abitabile. Quando il nostro Sole comincerà a finire l'idrogeno e ad allargarsi un po' troppo intorno a sé, la Terra non sarà più nella zona abitabile. Tra l'altro, lo so che di solito si pensa che la fine della Terra avverrà tra 4,5 miliardi di anni, quando 5 miliardi di anni, quando il Sole diventerà una gigante rossa e distruggerà tutto intorno a sé. Ma mi dispiace raccontarvi che Babbo Natale non esiste, purtroppo succederà molto prima, perché già tra un miliardo di anni e basta, la temperatura del Sole sarà così più alta rispetto a oggi che gli oceani terrestri inizieranno ad evaporare via. Tra 2 miliardi scompariranno più o meno tutto quello che c'è sulla Terra, se non i batteri. E tra 3-4 miliardi di anni non ci sarà già più nulla sulla Terra, perché le temperature saranno terribilmente alte. Se ci sarà ancora l'atmosfera, se non sarà già stata soffiata via, sarà un inferno simile a Venere, quindi non ci sarà più vita qui da un bel pezzo. A meno che una strana specie che esisterà in futuro riuscirà a creare delle cose pazzesche per fermare questa cosa, quindi progetti di geoingegneria su scala planetaria futuristica. Se qualcuno di voi è uno scrittore di fantascienza, prenda nota. Detto questo, però, per esempio, pianeti come Marte o le lune ghiacciate di Giove potrebbero transitare in una fascia più abitabile. Quindi, a un certo punto della vita del Sistema Solare, Marte sarà nel bel mezzo della fascia abitabile del... Purtroppo, succederà quando riceverà anche molta più radiazione da parte del vento solare, perché il Sole comincerà ad invecchiare, per cui è complicato, come sempre nell'astronomia, ed è per questo che è così bello quello che studiamo. Detto questo, torniamo a... Ah sì, dicevo, quindi è importante sapere l'età, perché è importante vedere se questo pianeta era un tempo fuori dalla zona abitabile, quindi se è nuovo in quella zona, oppure se magari ha avuto modo di restare in una zona abitabile per abbastanza tempo da avere vita. Non basta che sia nel posto giusto, perché se qualcuno ci guarda da fuori, più o meno Marte e Venere sono più o meno nella zona abitabile, però sappiamo che in realtà non sono proprio esattamente nel posto giusto, come potete vedere. Dunque, 44B è un po' più piccola degli altri esopianeti delle superterre, con un diametro circa 0,86 più grande, e ha un'orbita di 101 giorni, si trova leggermente più lontano di 438, però non tanto quanto gli altri, ha 851 anni luce. La sua stella è tra le più fredde, con una temperatura di appena 3860 gradi, ed è anche uno dei più giovani, con un'età intorno ai 1,3 miliardi di anni, di anni di età. E dato che è più vicino rispetto agli altri, sappiamo anche un po' meglio qual è la sua età, e vedete il margine di errore è già molto più basso, con solo più 0,6 e meno 0,2, quindi più o meno siamo sicuri che ha solo un miliardo e poco più di anni. Ah, sti giovani! 441b è più o meno simile, è un po' più piccolo, è uno dei sicuramente quello più lontano tra questi, è uno dei più lontani che abbiamo scoperto in assoluto, perché in realtà riuscire a trovare un pianeta con un'orbita di 207 giorni significa che Kepler
visto che, come dicevamo all'inizio, deve vederlo per 3 volte almeno, ha dovuto aspettare 3 volte 207 giorni per vedere questo transito. Poi dopo sono servite le analisi successive con Blender in questo caso, ma in realtà per molti di questi c'è stata anche l'analisi delle stelle per riuscire a calcolare l'età della stella, almeno stimarla quanto più. Quindi quando vedete delle orbite molto grandi, sapete che ci è voluto un sacco di tempo. E, piccola parentesi, e questo è il motivo per cui poi ci vuole così tanto tempo per un telescopio come Kepler, con questa tecnica dei transiti, di scoprire un pianeta come la Terra. Perché pensateci, 3 transiti sono 365 giorni, sicché ci vogliono 3 anni per essere certi di avere un candidato possibile come un pianeta terrestre intorno a una stella, come il Sole in un'orbita come la Terra. Quindi, dopo 3 anni, servono almeno un altro anno di indagini successive per essere certi che c'è quel pianeta con altri metodi, e quindi dopo almeno 4 anni possiamo dire sì, lì c'è una Terra 2.0. Ci vuole tempo, ci vuole anche tanta pazienza. Però, per questo è così importante il catalogo che sta crescendo grazie a Kepler, e perché per questo ci vuole così tanto per confermare questi 4.175 candidati. Come dicevamo all'inizio, ora Kepler ne ha mostrati 554 nuovi candidati, e prima di riuscire a smaltirli ci vorrà un po', però chissà che c'è là dentro. Poi abbiamo un altro dei pianeti più interessanti, sicuramente secondo me anche molto meglio dei 43b, che è 438b, che è 442b. Questo esopianeta ha un diametro un po' più grande della Terra, 1,34. Il margine di errore, se ci fate caso, più o meno è simile sempre, e si aggira tra 0,23 e 0,11. Questo perché più o meno è il margine di errore che è tipico delle osservazioni di Kepler. Quindi in futuro osservatori migliori di questo, come la futura sonda Plato della ESA oppure TESS della NASA, avranno margini di errore molto più piccoli per poter stimare molto meglio la grandezza del pianeta, perché si calcola quanto è grande questo transito. Quindi in base a quanto è grande questo transito si può calcolare quanto è grande il pianeta. Però questo è importante, perché un conto è dire vabbè, è all'incirca grande così, però se poi devi calcolare la densità della sua struttura, perché magari sei riuscito a ottenere la massa, beh, in quel caso deve essere molto preciso, perché può cambiare moltissimo la densità e puoi cambiare idea su che cosa c'è su quel pianeta, se magari c'è tanta acqua oppure ghiaccio oppure roccia oppure metallo. Per cui in realtà queste barre di errori vanno bene per adesso per un'idea generale, ma servirà che siano molto più basse rispetto a ora in futuro. Quindi dicevamo, 442b ha un'orbita di 112 giorni, si trova a 1115 anni luce da noi, una stella orbita intorno a una stella di classe K più o meno più grande di una nana rossa, ma comunque molto più piccola del Sole, e ha un margine di errore, comunque trovandosi così lontano, ancora piuttosto grande riguardo all'età, perché ha un'età stimata intorno a 2,9 miliardi di anni, però potrebbe avere almeno 8 miliardi di anni in più di così, quindi potrebbe avere addirittura 11 miliardi di anni. Ora immaginate che ha 11 miliardi di anni, l'intero universo ha 13,8 miliardi di anni. Significa che questa stella, se ha davvero 11 miliardi di anni, si è visto buona parte della storia dell'universo. Chissà che racconti ha da raccontare. E in questo caso il pianeta riceve 66% di luce in meno, cioè, allora, lo dico meglio, riceve 66% della luce che riceve la Terra dal Sole, quindi un po' meno, e ha una possibilità del 97% di essere proprio nel bel mezzo della zona abitabile, che è piuttosto buono se vuoi essere una Terra 2.0. In realtà gioca a suo sfavore il fatto di avere un'orbita relativamente più vicina a una stella relativamente più grande di una nana rossa, ma per il discorso della radiazione, non tanto per il discorso della sua orbita oppure della zona abitabile, perché si trova nel posto giusto. L'ultimo pianeta in questo caso è Kepler 443b, e in questo caso è una super terra, e una super terra piuttosto cicciosa, perché è insieme a 436b quella più grande, e si trova, è quella più lontana che abbiamo scoperto in questo gruppo, perché è a 2540 anni luce da noi.
E anche questa ha un'età stimata intorno ai 3 miliardi di anni, ma con un margine di errore che va da 7,5 a 0,4. Come vedete, i margini di errore inferiori, cioè quelli, quelli col meno davanti, così lo vedete tangibilmente, questi sono molto più piccoli. Sapete perché? Perché in realtà ha a che fare con il modo in cui vengono calcolate le età delle stelle. Cioè si guarda a quanti contenuti metallici ci sono nella stella e si stima quanto può avere un'età avanzata. Questo perché, come sappiamo, per esempio, il Sole brucia l'idrogeno, lo brucia. Fonde l'idrogeno insieme per creare l'elio e quindi la sua composizione interna cambia durante la sua età. Sappiamo anche quanti elementi ha come metalli, per esempio quanto ossigeno, litio, ferro contiene, potassio, e questi elementi vengono dalla contaminazione che la nebulosa da cui è nata ha ricevuto da altre stelle. Per cui, per esempio, una stella con tantissimi metalli all'interno è nata più di recente perché è stata arricchita da stelle nate in precedenza e hanno avuto il tempo di nascere, crescere, fondere al loro interno questi elementi, poi dispergerli intorno morendo e creare altre stelle. Per cui più metalli ha, più ovviamente sarà recente, perché una stella con soltanto idrogeno ed elio e un po' di litio risale a quando stavano nascendo le primissime stelle. Non è sempre facile riuscire a ottenere uno spettro pulito di una stella per valutare bene la sua età, però si riesce nelle quelle più vicine, come avete visto, a stimarlo abbastanza bene. E così, tra l'altro, che abbiamo stimato anche l'età del Sole. Questo margine inferiore è più basso perché riusciamo a valutare meglio almeno quanti anni deve avere. Quindi sappiamo che almeno 2,9 miliardi di anni li deve avere, in base a quanti metalli contiene rispetto a quando deve essere nata nel sistema solare o quanto è stabile la sua attività, perché poi varia in base al tipo di stella quanto è attiva all'inizio della vita. Per cui per questo i margini di errore inferiori sono un po' più accettabili. Detto questo, finiamo quindi con alcune piccole considerazioni. Questi sono 438b e 442b, soltanto due nuovi candidati di un piccolo ristretto club di circa 10-11 pianeti che attualmente consideriamo come palpabili, come nuove terre. E si cerca di capire in realtà quanto siano pieni di acqua, oltre che solo ideali per averla. Quindi quello che ci serve ora sono spettroscopi. Ci servono strumenti per riuscire a vedere com'è composta la loro atmosfera. E questo verrà fatto in futuro quando otterremo la luce che passa attraverso l'atmosfera del pianeta e arriva a noi. E noi possiamo vedere come la luce che attraversa l'atmosfera del pianeta è rimbalzata nei atomi all'interno, e quindi possiamo calcolare, derivare da questo qual è la composizione media dell'atmosfera. E questo è fantastico perché mettiamo che in un'atmosfera lontana troviamo per esempio tanto ossigeno, vapore acqueo e tanto metano. Le due cose non vanno molto d'accordo perché il metano tende a non restare nell'atmosfera, tende a scomparire molto 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 velocemente perché è instabile, specialmente al contatto con tanto ossigeno. E questo è un indicatore, per esempio, di tanta attività biologica sulla Terra. Per questo diverse sonde che sono state mandate nello spazio sono state usate in passato, per esempio anche Rosetta, a cercare vita sulla Terra. Perché ci stiamo allenando a vedere se riusciamo, guardando solo l'atmosfera di un pianeta, a capire quali sono gli indicatori di base che indicano in tutti i modi vita. Questo è uno dei campi di ricerca più grandi riguardo anche agli esopianeti, perché una volta avuti questi dati, bisogna trovarne un senso. Non avremo presto delle immagini chiare come possiamo vedere del nostro sistema solare. Probabilmente per immagini simili dovremo aspettare ancora secoli. Avremo però delle prime immagini in cui non saranno più puntini, ma dei dischi, probabilmente nelle prossime decine di anni. Specialmente per pianeti molto più vicino a noi, come entro qualche decina di anni luce. Ci sono pianeti molto vicini e probabilmente entro gli anni 40 riusciremo a vedere il disco di quei pianeti e sarà pazzesco. Un grosso passo avanti sarà fatto dalla missione James Webb Space Telescope, che con le sue ottiche infrarosse riuscirà a vedere proprio il calore rilasciato direttamente da questi mondi. E in quel caso quindi avremo dei dati molto più dettagliati. Attualmente davvero non sappiamo quasi nulla, per cui sappiamo che potrebbe essere nel posto giusto, ma più o meno basta.
Non sappiamo se hanno l'atmosfera o no, non sappiamo se hanno un campo magnetico, se hanno del vapore acqueo, non sappiamo se, se sono dei inferni come Venere o dei deserti come Marte. E quindi è difficile valutarlo da così pochi dati. Però, d'altra parte, questi sono i primissimi dati che abbiamo di questi mondi e siamo i primi che faranno i passi verso i nuovi mondi. Un po' come molti anni fa venivano scoperte le Americhe e si facevano i primi passi per guardarlo, ma non c'era comprensione riguardo a che ci facevano quei continenti lì, come c'erano arrivati, che cosa c'è, come mai le piante erano così diverse. E tutto il 5-600 è stata un'esplosione nelle scienze naturalistiche riguardo alla comprensione non solo delle Americhe, ma del nostro pianeta intero, perché riuscire a capire che ci facevano le Americhe lì, come mai erano così diverse e come questo si inquadra in una spiegazione globale di tutta la Terra, in fondo alla storia, nell'Ottocento, ha permesso di avere una comprensione completamente diversa della Terra come un mondo che conosciamo, come lo conosciamo oggi. Quindi ha cambiato completamente la nostra comprensione del mondo e dell'universo intero. Per cui non sottovalutate quello che scoprire questi mondi ci può dire riguardo a noi. Non è che cerchiamo questi mondi soltanto per sport, perché non ci andremo probabilmente quasi mai, se non noi, chi lo sa, se tra secoli e secoli avremo metodi per andare così lontano, perché sono migliaia di anni luce da noi. Però non è che per forza sono speciali o importanti soltanto se possiamo andarci. Quindi questo è il messaggio con cui vi voglio lasciare, quindi godetevi la bellezza della comprensione di quello che siamo riusciti a scoprire. E pensate che negli anni 80 non sapevano nemmeno se c'erano davvero le possibilità di trovare pianeti là fuori, perché l'idea era che un pianeta è così piccolo rispetto alla luce della propria stella che probabilmente ci vorranno decenni, se non secoli, prima di riuscire a vedere la luce di quei pianeti. E nonostante tanti astronomi stanno facendo grandi sforzi per riuscire a trovare metodi abbastanza precisi da trovarli, come il transito, ma anche altri, la maggior parte delle persone erano scettiche. E poi, boom, sorpresa! E oggi abbiamo 1789 mondi. Scrivetemi sotto se avete domande e io vi saluto, grazie di cuore per aver visto il video, grazie di cuore per le donazioni che mantengono questo grande progetto vivo, perché non sarebbe possibile senza di voi, non sarebbe speciale senza di voi, ma non dico soltanto per le donazioni ma anche per i commenti e la partecipazione, perché se c'è una cosa che rende questa community speciale e fantastica siete voi e il vostro contributo nel commentare, fare domande, considerazioni. Quindi continuate e siate sempre meravigliosi. Un grande abbraccio a tutti e noi ci vediamo la prossima volta.